Politicamente scorretto con Gianrico Carofiglio, magistrato in aspettativa, scrittore, parlamentare del PD e membro della commissione d'inchiesta permanente sulle mafie del Senato. E per questo le chiedo se la proposta di Carlo Lucarelli, l'appello di Carlo Lucarelli di assegnare i beni confiscati alle mafie, alle associazioni culturali, sia in qualche modo recepibile dal Parlamento, dalla politica. Certo, è astrattamente recepibile. Il problema odierno è che c'è una scarsa sensibilità da parte delle forze politiche, non solo delle forze politiche di maggioranza, quelli che sono al governo, sul valore simbolico dei temi della confisca dei beni mafiosi e della loro destinazione. Non si tratta di beni ordinari, non si tratta di soggetti ordinari. Il bene mafioso deve diventare un simbolo e un monito rispetto ai mafiosi stessi. Venderlo come se si trattasse di un oggetto comune, un bene comune, gli fa perdere questo valore simbolico e non secondariamente include il rischio che venga riacquistato in condizioni di alterazione della concorrenza dagli stessi gruppi mafiosi cui era stato confiscato. Le volevo chiedere, anche da barese, come lei è legato a Bari, i protagonisti dei suoi libri sono di È così. Bari, e ha lavorato alla DIA di Bari. Che differenza c'è tra la diffusione del fenomeno mafioso in Puglia rispetto alle altre regioni, anche perché in Puglia si ha la percezione che il fenomeno sia in qualche modo meno influente? Sì, la percezione è corretta e ha una serie di ragioni. La principale ragione della minor aggressività, minor pericolosità delle mafie pugliesi è una ragione di tipo strettamente storico. Le mafie pugliesi sono mafie più giovani rispetto alle altre e nascono come mafie imitative. Nascono alla fine degli anni 70, inizio anni 80, come consorterie di autodifesa carceraria. I criminali pugliesi non avevano gruppi criminali che li proteggessero all'interno delle carceri, cosa che invece accadeva ai siciliani, ai campani e ai calabresi. I pugliesi costituirono dunque dei gruppi che acquisirono subito una connotazione mafiosa, imitando anche i rituali delle altre mafie, in particolare della mafia calabrese. Questa costituzione carceraria dei gruppi mafiosi pugliesi fu poi esportata all'esterno quando man mano questi soggetti cominciarono ad uscire. E in realtà il periodo d'oro delle mafie pugliesi è stato fra gli anni 80 e gli anni 90, quando hanno raggiunto il massimo livello di pericolosità e il massimo livello di aggressività sociale. Bisogna dire, perché non tutte le notizie sono cattive, che questi fenomeni mafiosi sono stati contrastati con efficacia dalla polizia, dai carabinieri, dalla finanza e dall'autorità giudiziaria. Ci sono stati moltissimi arresti, seguiti da processi che hanno portato a una disarticolazione dei gruppi più pericolosi. In definitiva, oggi esistono ovviamente realtà mafiose in Puglia, ma sono dotate di un carattere di pervasività e aggressività sicuramente molto inferiore rispetto a quello delle altre regioni. Quindi crede che possa essere da esempio ciò che è avvenuto in Puglia Io per le altre credo regioni o la situazione è completamente diversa? di sì. Non va taciuto quello che ho detto all'inizio, ci sono, come dire, radicamenti storici di tipo diverso e quindi una cosa è scardinare una mafia relativamente giovane come quella pugliese, un'altra cosa è scardinare o tentare di farlo con mafie più antiche e più radicate nel territorio e nella realtà sociale. Non c'è dubbio però che per una serie di circostanze l'azione di repressione che si è svolta in Puglia sia stata un'azione efficace e questo è un elemento di cui tener conto pensando agli altri fenomeni. Perfetto, grazie.